Gettonopoli, il sindaco Barbagallo rompe il silenzio, affida ad una lettera aperta alla città le sue riflessioni, toni pacati dove taccia di ingenuità ai consiglieri. Beni per un valore di 1,4 milioni di euro sono stati sequestrati a Mascara di un 63enne che, affiliato al clan Brunetto, aveva dichiarato appena 12.000 euro di reddito. Giarre comincia a trovare le prime applicazioni, il piano generale degli impianti pubblicitari, rimossi due cartelloni che deturpavano il centro storico in stile Liberty. Bentrovati, un saluto dalla redazione di Reporter. Tra gli altri argomenti parleremo ancora di Acireale, riflettori puntati su via Cubisia, dove ieri sera è stata ripristinata l'illuminazione pubblica. L'impianto infatti non era mai stato attivato. Acireale intanto che si prepara anche alle celebrazioni liturgiche in onore della Madonna del Rosario, e nel fine settimana sono attesi gli appuntamenti clou delle celebrazioni. Spazio infine anche allo sport, con la pallavolo femminile giovanile in primo piano, ma anche con la rotellistica. Ma come sentito dai titoli, partiamo con la notizia di questi giorni: lo scandalo Gettonopoli scoppiato ad Acireale. Dopo giorni di silenzio parla adesso il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, con una lettera aperta alla città dai toni pacati e nella quale taccia di ingenuità i consiglieri comunali coinvolti. Sentiamo. Non giustifica, ma non prende al tempo stesso una posizione netta. E questa è la prima sensazione che si ricava dalla lettera aperta con la quale il sindaco Roberto Barbagallo ha rotto il silenzio di questi giorni sul caso Gettonopoli. Silenzio che, ha scritto il primo cittadino, qualcuno poteva etichettare come disagio. Una lettera molto pacata nella quale il sindaco evita di usare toni duri nei confronti dei consiglieri finiti nell'occhio del ciclone, ma allo stesso tempo cerca di rassicurare la città. Certamente, scrive, non è piacevole vedere la propria città protagonista nel campo mediatico, ora per fatti criminosi, ora per atteggiamenti di natura politica oggettivamente criticabili. In questo momento non ha importanza, continua Barbagallo, collocare le responsabilità. Assume rilevanza l'esigenza di tutelare l'immagine della nostra Acireale. Per onestà, aggiunge, devo affermare che da parte dei consiglieri comunali, di tutte le forze presenti nel civico consesso, ho sempre riscontrato disponibilità, onestà e collaborazione. Le spese della politica devono però essere contenute, non vi è dubbio, e chi amministra una città deve essere d'esempio. Ho piena consapevolezza, aggiunge ancora il primo cittadino acese, che nei verbali che hanno riempito le pagine dei giornali non è assolutamente rappresentata l'attività svolta dai consiglieri, da me quotidianamente riscontrata come forte e incisiva. Tuttavia, dobbiamo avere l'umiltà di riconoscere che i cortocircuiti mediatici non avvengono per caso e che i cittadini hanno ragione ad essere insoddisfatti per le occasioni mancate della politica. Per questo dobbiamo essere più attenti e rispettare il comune sentire popolare, anche quando la protesta si fonda su sensazioni più che su fatti. Sono comunque certo di poter confidare nell'apporto del Consiglio, sicuro che quanto accaduto, a volte frutto di ingenuità, servirà a migliorare i rapporti tra chi amministra e i suoi cittadini. Sul caso intanto continuano a susseguirsi le reazioni, le prese di posizione. Acireale Bene Comune, con il suo coordinatore Enzo Dato, in una nota afferma: quanto messo in evidenza è molto grave, dà l'esatta certezza di come viene intesa la politica oggi, cioè l'arte di saper fare quadrare i conti in tasca agli eletti. Non crediamo che si possano rilevare comportamenti illegali, ma siamo convinti che l'etica della gestione pubblica non abbia mai sfiorato i soggetti in oggetto. Acireale Bene Comune è disponibile affinché tutte le parti in causa si riuniscano per stabilire quelle regole che l'assenza di buonsenso non è riuscita a stabilire, nel bene supremo della città e della dignità di tutti i cittadini.
Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale di Acireale, invece si ritiene destituita di ogni fondamento e assolutamente rischiosa la proposta di chi vorrebbe abolire le indennità percepite a qualsiasi titolo da chi esercita funzioni di rappresentanza politica. Premesso ciò, va certamente denunciato e perseguito ogni abuso del diritto, cercando di non cadere nel facile bieco populismo del sono tutti ladri, sono tutti manciatari. Vanno certamente censurati la metodologia e l'oggetto del lavoro delle commissioni, così come emerso dalla pubblicazione dei relativi verbali, che dimostrano come l'attività politica dei consiglieri manchi di iniziative concrete volte a dare indirizzo all'amministrazione per la soluzione dei seri problemi che imperversano sulla nostra città. Occorre quindi, conclude Dario Fina, componente dell'Assemblea Nazionale di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, occorre quindi da parte dei rappresentanti politici chiamati in causa un serio esame di coscienza. Il circolo Sel Don Gallo di Acireale infine parla di risultati tangibili che dopo 9 mesi di attività consigliare si auspicava di constatare. Le colpe, affermano in una nota, ricadono tanto sui protagonisti degli episodi verificatisi quanto su chi, con tacita complicità, ha permesso che tali nefandezze potessero essere perpetrate senza porre alcun freno. Consci della legittimità giuridica, esulando dall'oggetto dei verbali più indecenti venuti alla ribalta anche attraverso la diffusione dei media nazionali, ci si chiede quale ricaduta abbia avuto sulla città la grande mole di sedute. È altresì incomprensibile l'ostinato tentativo giustificatorio avanzato dai protagonisti della vicenda, i quali con solerzia avrebbero dovuto consegnare dignitosamente le dimissioni. Sul caso Oggetto Nopoli, intanto, stasera puntata straordinaria di Città Città, il nostro settimanale di approfondimento su temi di attualità, cronaca e politica. Tema della quarta puntata sarà così Gettonopoli, lo scandalo delle commissioni consigliari accesi scoppiata ad Acireale lunedì scorso a seguito di un dossier presentato e stilato dal Movimento 5 Stelle locale. Ospiti in studio, oltre già annunciati, Rosario Raneri, presidente del Consiglio Comunale, Luca Lopresti, attivista del locale Movimento 5 Stelle, anche Antonio Coniglio di Cambiamo Acireale e Giuseppe Franchina di Officina Acireale. Il dibattito, infatti, oltre a concentrarsi sui contestati verbali delle sedute di alcune commissioni consigliari, si sposterà inevitabilmente anche sul piano politico, con maggioranza e opposizione a darsi battaglia. Non mancherà anche la satira del nostro Gabriele Vitale. Ampio spazio sarà come sempre dedicato a voi da casa con le vostre domande e riflessioni. Ricordiamo che è possibile interagire attraverso Facebook, il nostro gruppo cittacittà-etnespresso channel, attraverso le mail a cittacittà senza @tiscali.it e con le tradizionali telefonate da casa allo 095 764 98 14. Appuntamento dunque per questa sera alle 21:10. Cambiamo argomento, parliamo di cronaca. Beni per 1,4 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a Mascali ad un affiliato al clan Brunetto che aveva dichiarato redditi per appena 12.000 euro. Sentiamo. Nel territorio comunale di Mascali, il gruppo Misure di Prevenzione della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania e i militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza hanno sequestrato beni per un valore complessivo di 1,4 milioni di euro a Rosario Russo, 63 anni, secondo gli inquirenti affiliato al clan Brunetto, collegato con la famiglia Santa Paola Ercolano. L'uomo, dal 2004 al 2008, aveva dichiarato al fisco solo 12.000 euro di reddito come lavoratore dipendente di un'azienda edile intestata a parenti. Il provvedimento di sequestro è stato eseguito su 4 unità immobiliari e 3 terreni a Mascali, in realtà intestate a familiari dello stesso Russo, ma ritenuti dagli investigatori a lui riconducibili. Netta quindi la sproporzione tra il reddito dichiarato e il patrimonio che sarebbe stato indebitamente accumulato nel corso degli anni per effetto della condotta criminosa. Il provvedimento è stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Catania. Rosario Russo era stato condannato nel 2011 con sentenza definitiva dalla Corte di Assise di Catania quale appartenente al gruppo diretto da Paolo Brunetto, riconducibile a Santa Paola Ercolano, operante nell'area di Fiumefreddo.
Adescavano ragazze minorenni su internet, convincendole a realizzare immagini intime che poi venivano cedute ad altre attraverso la messaggistica di WhatsApp. La rete, collaudata ed estesa, è stata scoperta dalla Polizia Postale di Catania. 20 gli indagati, residenti in 16 città italiane, tra loro anche minorenni poco più che 14enni e 2 maggiorenni, quest'ultimi con precedenti penali in materia di pornografia minorile. Le indagini sono state avviate dopo la denuncia dei genitori di una 16enne che in prima istanza si erano rivolte all'associazione Meter. La ragazza è stata anche minacciata e ricattata, ma alla fine si è confidata con i genitori. Dopo l'esposto, le procure distrettuale e quella per i minorenni di Catania hanno disposto perquisizioni domiciliari in 16 città, tra cui Catania, Siracusa, Ragusa, Palermo e Caltanissetta. Alcuni degli indagati avevano nel computer anche altre foto di minorenni, verosimilmente adescate sempre online. 2 condanne invece sono state inflitte nell'ambito dell'inchiesta sulle lauree false all'Università di Catania. Il procedimento, che si è svolto con il rito abbreviato, vedeva alla sbarra Giovan Battista, Luigi Caruso e Giuseppe Sessa, dipendenti della facoltà di medicina. I 2 erano accusati di falso in atto pubblico, corruzione ed accesso abusivo a sistemi informatici. Le indagini condotte dai finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Catania, scaturite da alcune notizie stampa, hanno consentito l'acquisizione di indizi di responsabilità penale a carico degli indagati, che insieme ai 2 studenti di medicina, per i quali si è proceduto separatamente, avrebbero falsificato la documentazione universitaria e inserito nell'archivio informatico dell'Ateneo la registrazione di materie cui non era mai stato sostenuto l'esame. Tutto questo anche in cambio di denaro. Il GUP ha condannato così Giovan Battista e Luigi Caruso alla pena di 6 anni e 8 mesi di reclusione e Giuseppe Sessa a 5 anni e 8 mesi di reclusione. Entrambi sono stati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, estinto inoltre il rapporto di impiego con l'Università degli Studi di Catania. Adesso ci fermiamo, spazio per una prima pausa alla pubblicità, tra poco con la seconda parte di Reporter. Speciale Città Città Gettonopoli. Stasera, giovedì alle ore 21:10, edizione speciale del nostro rotocalco sul caso che ha portato a Cireale alla ribalta della cronaca nazionale dopo Agrigento, Siracusa e Crotone per i costi della politica. Stasera alle 21:10, Città Città Gettonopoli in diretta su Etna Espresso Channel. Topolinia Infanzia. Accompagniamo per mano nella crescita i vostri bambini. Alla Topolinia c'è il nido primavera e la scuola materna. Esistono 3 modi per insegnare: col timore, con l'ambizione, con l'amore. Noi rinunciamo ai primi 2. La nostra scuola è dotata di ampi spazi all'aperto, aule luminose, salone conferenze, teatro, palestra, laboratori pomeridiani. Siamo aperti dalle 7:30 alle 19, oltre che alle esigenze della famiglia e alla multiculturalità come occasione formativa e di crescita. Topolinia Infanzia, via Arcangelo Raffaele 2 a Cireale. Telefono 095 763 1645. Oragel, un tesoro di freschezza direttamente dal mare sulla vostra tavola. Il pescato di Oragel non attraversa una filiera esterna. Raggiunge Oragel per essere lavorato e proposto in pescheria. Oragel, la pescheria al dettaglio con i prezzi all'ingrosso, dove oltre al pesce fresco offre dei surgelati e ottimi preparati. Lavoriamo direttamente lo stocco e il baccalà, preparandolo con cura attraverso antichi metodi, per garantire la massima qualità. Oragel, ad Acireale, in via De Amicis, angolo via Alessandro Volta. L'IRMA, con l'adesione al principale Corelab siciliano centralizzato, ha ampliato la gamma degli esami specialistici. Il riporto dei risultati precedenti sul referto rende agevole il monitoraggio clinico ed evita inutili ripetizioni di analisi. Il riconoscimento dei pazienti all'atto del prelievo rende impossibile lo scambio dei campioni in fase preanalitica, evitando uno dei più insidiosi errori di laboratorio. La consulenza di patologia clinica sugli esami specialistici di genetica e biologia molecolare agevola l'interpretazione
del referto. IRMA, nuovi esami automatizzati per le intolleranze alimentari. L'IRMA fa parte delle 8 strutture contrattualizzate a livello provinciale che effettuano la verifica esterna di qualità regionale direttamente controllata dall'Assessorato regionale per la salute. Al Grande Albergo Maugeri di Aci Reale, speciale cerimonie. Prima comunione, cresima o per qualsiasi evento da festeggiare, un ambiente elegante con un servizio a 4 stelle e raffinati menù. Antipasto, bis di primi, secondo, contorno, torta, vino, spumante e acqua a partire da 28 euro. Ristorante del Grande Albergo Maugeri. Per info 095 60 86 66. Ad Aci Reale, in piazza Garibaldi 27, all'interno del Grande Albergo Maugeri. Everything taglia i prezzi e chiude. Più del 50% di risparmio sui mobili e gli elettrodomestici in esposizione. Everything. Cucine, camere da letto, divani, pareti attrezzate, camerette, armadi, elettrodomestici di qualità. 50% di risparmio vero. Everything. Via Leonardo da Vinci, angolo via Pacinotti, a Cireale. Taglia i prezzi e chiude. Rientriamo in studio per la seconda parte di Reporter, che apriamo parlando di Aci Reale e della via Cubisia, dove ieri sera è stata ripristinata l'illuminazione pubblica. Vediamo. Lavori pubblici e attività su più fronti ad Aci Reale. Ieri sera un importante servizio è stato ripristinato in via Cubisia, strada di confine con il vicino comune di Aci Catena, ma anche di secondo accesso all'ospedale Santa Marta e Santa Venera di Aci Reale. La strada, infatti, immersa da tempo nella più totale oscurità, è ora illuminata grazie all'impianto della pubblica illuminazione che è stato reso operativo, conferendo sicurezza in tutta l'area. Era un lembo di Aci Reale dimenticato, commenta l'assessore ai lavori pubblici Nando Ardita, ieri sera presente all'accensione dell'impianto di illuminazione, impianto che non era mai stato attivato e collegato. Ma l'attività del settore lavori pubblici non si ferma qui. Sono in corso infatti lavori di bitumazione di via Pitagora, strada di collegamento tra via Torquato Tasso e via Giovanni Verga. La sistemazione e l'ampliamento della strada, predisposta dall'assessorato ai lavori pubblici, è inserito nel contratto di quartiere di Piazza Dante. Interventi al verde pubblico cittadino, infine. Questa mattina sono stati collocati 3 degli alberelli salvati dal tetto dell'ex mercato San Giuseppe. Uno è stato piantato nella piazzetta di via Wagner, 2 nell'angolo dedicato ai pioppi nel giardino della Villa Belvedere. Quanto a via Wagner, esprime intanto apprezzamento per le operazioni di scerbatura e pulizia dell'area verde il consigliere comunale Francesco D'Ambra. Adesso è indispensabile, afferma D'Ambra, continuare con la sua cura e manutenzione. Nei prossimi giorni auspico che gli uffici procedano nella zona con la pulizia di un altro angolo a verde, quello sito in via Salvatore Vigo. Convocato dal presidente Luigi Lucchesi, questa sera alle 19.30 tornerà a riunirsi il Consiglio Comunale ad Aci Catena. All'ordine del giorno il rendiconto di gestione per l'anno 2014. Torniamo ad Aci Reale perché stamattina sono intervenuti i vigili del fuoco per scongiurare la possibile caduta di calcinacci dal palazzo ad angolo tra Piazza Duomo e via Ruggero VII. Sono intervenuti, come detto, i vigili del fuoco del distaccamento di Aci Reale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la facciata dello storico immobile acese. Grazie ad un'autoscala i pompieri hanno eliminato le criticità rilevate sul prospetto, abbattendo le parti pericolanti di un cornicione in malta cementizia. Sempre ad Aci Reale, dalla prossima settimana arriva l'ufficio postale mobile nella frazione di Stazzo. L'ufficio attrezzato sarà allestito all'interno di un furgone ed espleterà temporaneamente servizi postali e finanziari finché nella frazione non sarà aperta la nuova sede fissa di Poste Italiane. Ci spostiamo adesso a Giarre, cambiamo completamente argomento, iniziano a trovare le prime applicazioni, infatti per il piano generale degli impianti pubblicitari 2 cartelloni pubblicitari sono già stati rimossi nel centro della città, vediamo.
Comincia a trovare applicazione a Giarre il nuovo piano generale degli impianti pubblicitari. Dopo un anno di trattative, infatti, saranno rimossi due cartelloni luminosi collocati in via Callipoli, uno all'altezza di Piazza Duomo e un altro all'altezza del Monumento ai Caduti. I due cartelloni luminosi erano stati installati anni fa e deturpavano l'ambiente architettonico in stile Liberty che caratterizza il centro storico giarrese. È stata necessaria però una lunga trattativa con la ditta proprietaria e alla fine ai due cartelloni verranno assegnati altri due spazi compatibilmente sempre con il piano generale degli impianti pubblicitari. Uno sarà collocato vicino al mercato ortofrutticolo e un altro in via Ruggero I a Santa Maria la Strada, quindi all'ingresso della città. Si ripristina così il decoro all'interno del centro storico deturbato dai LED luminosi davanti alla Chiesa Madre, una forma di inquinamento visivo, il commento del sindaco Roberto Bonaccorsi. Come spiegato poi dalla dirigente comunale Pina Leonardi, sarà inoltre autorizzata l'installazione di altri cartelloni pubblicitari 6x3 nel rispetto di quanto prevede il piano che indica i siti dove possono essere collocati, ma anche il numero di impianti di ogni ditta, che ogni ditta può vedersi approvato. Domani intanto a Giarre c'è in programma il quarto trofeo podistico Sant'Isidoro Agricola e in concomitanza della gara podistica è stata disposta la chiusura al transito veicolare di alcune vie cittadine. Tra queste la carreggiata lato ovest di via Callipoli nel tratto compreso fra Piazza Duomo e la via Pirandello stessa nel tratto compreso fra le vie Callipoli e la via Alcide De Gasperi, la via De Gasperi nel tratto compreso fra le vie Pirandello e le vie Garibaldi e la stessa via Garibaldi nel tratto compreso fra le vie De Gasperi e Piazza Duomo. Disposto inoltre il divieto di sosta dalle 7.30 e fino alla conclusione della manifestazione in via Callipoli, in ambedue i lati della carreggiata, nel tratto compreso fra Piazza Duomo e la via Pirandello. Disposta pure, sempre a Giarre, la chiusura al transito veicolare di via Ariosto in zona Santa Maria la Strada, decisione resa necessaria in considerazione dell'accertamento tecnico che ha riscontrato il cedimento strutturale del solaio di copertura del torrente Continella. Infine, sempre a Giarre, il Comune ha necessità di individuare un immobile da adibire a centro incontro anziani nella frazione di Altarello. L'immobile dovrà essere ubicato al piano terra e avere una superficie su un unico piano di almeno 40 metri quadrati. Gli interessati devono far pervenire le proprie offerte entro il 30 maggio prossimo. Restiamo adesso a Giarre, ma per parlare di cronaca e di un servizio di controllo straordinario portato avanti dai carabinieri. Sentiamo. Un servizio di controllo del territorio ad ampio raggio con impiego di uomini e mezzi è stato compiuto dai carabinieri della compagnia di Giarre, unitamente ai colleghi del battaglione Puglia, al nucleo cinofili di Nicolosi, con l'apporto inoltre della Guardia di Finanza di Riposto. Due le persone tratte in arresto, mentre 8 quelle segnalate a piede libero all'autorità giudiziaria. Su ordine di carcerazione, l'arresto è stato attuato nei confronti di Sebastiano Viscuso, 36 anni. L'uomo deve espiare 2 mesi di reclusione per furto e trasferito quindi nel carcere di Catania. A Macchia di Giarre, aggravamento della misura cautelare nei confronti del giovane Matteo Russo, già sottoposto all'obbligo di dimora. Nei suoi confronti sono stati disposti domiciliari. Per furto di energia elettrica sono state 3 le persone scoperte, mentre quelle che si trovavano a guidare senza patente sono state in 4. Una, infine, è stata scoperta a bordo di una Smart che aveva il telaio contraffatto. Dovrà rispondere quindi di ricettazione. Il nucleo cinofila, infine, scoperto nel vano condominiale destinato ai contatori per l'energia elettrica di un complesso di edilizia popolare a Riposto, una busta con 10 grammi di cocaina. L'Avis intercomunale Giarre Riposto lancia intanto un appello ai donatori. C'è bisogno urgentemente di sacche di sangue del gruppo 0RH negativo. La richiesta è arrivata dal centro trasfusionale dell'ospedale Vittorio Emanuele di Catania. Preghiamo tutti i nostri donatori di aiutarci. Questo è il messaggio della locale Avis. L'appello arriva direttamente dal presidente della sezione Avis di Giarre Riposto, Agatino Grassia, che ricorda contestualmente anche la prossima giornata di raccolta sangue prevista per sabato prossimo 2 maggio al centro Avis di viale Don Minzoni a Giarre dalle 8 alle 11.45 del mattino. Sabato prossimo intanto alle 17.30 al Palazzo del Turismo di Acireale
organizzato il convegno dibattito dal titolo Territorio e Ambiente, analisi e proposte per una urbanizzazione sostenibile. Infine un ultimo appuntamento per oggi per l'area archeologica di Santa Venere al Pozzo, infatti è il giorno delle invasioni digitali, iniziativa di valorizzazione del patrimonio culturale, museale, archeologico che si snoda su scala nazionale. Lo start è programmato per le ore 15, un'invasione digitale organizzata in uno dei siti archeologici e naturalistici più affascinanti di Sicilia, tra terme, fornaci, fonti sacre e la meravigliosa natura alle pendici dell'Etna, con vista sul Golfo delle Aci. Adesso invece è tempo di fermarsi, seconda pausa legata alla pubblicità, tra poco con la terza e ultima parte di Reporter. Marchio Ottica e Fotografia è un negozio OXO 100% ottici e optometristi. Ad Acireale, Corso Italia 18A e B. Apri la tua valigia e mettici dentro il mondo. Puoi farlo con un briciolo di fantasia e con Scuto Viaggi e Turismo. Per l'estate 2015, grandi promozioni e super felicità. Prenota subito! Scuto Viaggi, rivenditori ufficiali Biglietteria Expo Milano, biglietteria aerea, navale, viaggi organizzati, villaggi, crociere con nuove quote e itinerari ancora più affascinanti. Scuto Viaggi e Turismo, via Caronda 11A, Acireale. Info 095 763 2007. Prenota adesso, scopri lo straordinario mondo dell'Expo. La Euroform Servizi Formativi informa i giovani inoccupati o disoccupati di età compresa tra i 18 e i 29 anni che sono aperte le iscrizioni ai corsi del piano di attivazione regionale del programma nazionale Garanzia Giovani. Questi alcuni profili: tecnico grafico, tecnico della confezione capo campione, gestore di processi di apprendimento, orientatore. Per info e iscrizioni, Euroform Servizi Formativi, via Martinez 5 a Cireale, telefono 095 80 0026 o www.euroformacireale.it. Petit Catania. Da 0 a 12 anni abbigliamento in total look per cerimonia o per essere dolcemente elegante, sempre. Abiti comunione, battesimo, damigelle, paggetti e ancora Angolo Outlet, per risparmiare e vestire sempre con eleganza. Colora di primavera la tua casa e il tuo giardino. Da Vivai Patanè, migliaia di piante e vasi della miglior qualità e al miglior prezzo. Stupendi gerani a 1,50 euro, tutte le stagionali a 35 centesimi. Sui vasi sconti fino al 60%, queste coloratissime fioriere a 1,99 euro, fioriera gigante 13,99 euro. Vuoi scoprire di più? Vieni a trovarci. Il sabato e la domenica area giochi per bambini con animazione. Ben gioco, diciamolo bene! Festa di primavera e Vivai! Vai Patanè! Speciale città città Gettonopoli. Stasera, giovedì alle ore 21:10, edizione speciale del nostro rotocalco sul caso che ha portato Acireale alla ribalta della cronaca nazionale dopo Agrigento, Siracusa e Crotone per i costi della politica. Stasera alle 21:10 città città Gettonopoli in diretta su Etna Espresso Channel. Di nuovo in diretta per la terza e ultima parte di TG Reporter. Nella chiesa San Domenico di Acireale entrano nel vivo i festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario, il voto della città per la liberazione dalla peste. Vediamo. Entrano nel vivo ad Acireale i festeggiamenti religiosi in onore della Madonna del Rosario che si celebra nella chiesa San Domenico, una ricorrenza da sempre particolarmente sentita in città, connessa ai primordi al voto per la liberazione dalla peste del 1743, per cui adesso cade il 272° anniversario.
Per l'occasione il vescovo della diocesi di Acireale, Monsignor Antonino Raspanti, ha inviato ai fedeli una lettera pastorale nella quale, fra l'altro, ha avuto modo di evidenziare come sia il tempo opportuno per passare da una pastorale di conservazione, spesso legata solo al culto, a una pastorale missionaria in uscita, come raccomanda Papa Francesco. Il fitto programma elaborato dalla Commissione di concerto con il parroco, il canonico Venerando Licciardello, ha avuto inizio lo scorso 26 aprile per poi concludersi il prossimo 8 maggio. In questo fine settimana vedrà la sua espressione più alta. Domani vi sarà perciò un pellegrinaggio alla Madonna della Catena di Castiglione di Sicilia, mentre poi sabato, vigilia della festa, alle 9 è prevista una celebrazione eucaristica, mentre nel pomeriggio alle 18.30 vi sarà il raduno delle comunità parrocchiali Madonna del Carmelo e Santa Caterina dinanzi l'edicola votiva di Piazza Marconi. Alle 20 in chiesa, infine, concerto polifonico, omaggio all'Augusta Regina delle Vittorie. Domenica 3 maggio, celebrazione cittadina del ringraziamento, alle 8.15 vi sarà la svelata del venerato simulacro della Madonna e alle 9 quindi la prima messa celebrata da padre Mario Pulvirenti, cappellano del Sovrano Militare Ordine di Malta. Altre funzioni sono previste alle 10.30 e alle 12. Alle 18 uscita del simulacro della Madonna in piazza San Domenico e alle 18.30 solenne pontificale presieduto da Monsignor Giuseppe Sciacca, segretario aggiunto della Sacra Rota. All'offertorio vi sarà l'omaggio floreale delle confraternite locali, mentre al termine il sindaco Barbagallo affiderà la città alla Vergine Maria. Nei giorni seguenti la Madonna sarà pellegrina in occasione del mese di maggio nelle vie Lilibeo, Penelope e Mertole. L'8 maggio, infine, ultimo appuntamento a mezzogiorno con la tradizionale supplica presieduta dal vescovo Raspanti. Spazio adesso allo sport con l'appuntamento per domenica prossima 3 maggio con Terre Nere Iperenduro, la motocavalcata non competitiva e la riscoperta delle antiche mulattiere etnee organizzata dal motoclub Terre Nere di Acireale. Ospite d'eccezione il pluricampione mondiale enduro Giovanni Sala, il raduno dei partecipanti in programma per domenica mattina alle 8 in piazza Cosentini a Santa Venerina. Il percorso si estende per una lunghezza di circa 80 km. Parliamo adesso di rotellistica, tre titoli regionali per la nuova società Accademia Rotellistica Acireale al suo primo campionato regionale su strada disputatosi nei giorni scorsi a Trapani. Ha conquistato tre medaglie d'oro con tre piccoli campioni, Desiree Leonardi, Riccardo Trovato e Asia Santonocito. Ottimi piazzamenti però anche per Teresa Pennisi e Sara Finocchiaro. Grandissima la soddisfazione per la società ma anche per l'allenatore Angelo Trovato dopo i vari successi ottenuti nei precedenti campionati sia provinciali che regionali indoor. Adesso per l'Accademia Rotellistica Acese domenica prossima campionati regionali su pista che si svolgeranno a Priolo, ma con un sogno nel cassetto: portare i piccoli atleti al traguardo più ambizioso, cioè i campionati italiani giovanili che si svolgeranno a Fano, in provincia di Modena, dall'11 al 13 giugno prossimi. Parliamo di volley femminile giovanile adesso e del successo nei campionati provinciali per la polisportiva Volley Acireale. Oggi però un altro appuntamento importante per loro, vediamo. 30 punti in 10 partite. Per la polisportiva Volley Acireale pallavolo femminile U13 la stagione è di quelle da incorniciare. Campionesse provinciali di categoria, le ragazze allenate da Vincenzo Arcidiacono hanno frantumato qualsiasi record salendo sul gradino più alto del podio provinciale e vincendo tutte le partite della regular season. Basti pensare che il distacco dalle due seconde in classifica, la New Image di Giarre e la Pallavolo Acireale a fine campionato, è stato di ben 13 punti, ma adesso la voglia di stupire non è per nulla appagata. Per le giovani pallavoliste acesi infatti si sono spalancate le porte della fase finale e via già questa sera alle 19 contro il CSI Polisportiva San Paolo nella prima delle tre gare della semifinale provinciale. Giocarsela a questo punto è d'obbligo per la polisportiva volley Acireale. È un grande successo anche perché questo risultato non è figlio soprattutto di quest'anno, ma di una lunga programmazione che è iniziata 4 anni fa quando ho preso questo gruppo under 12 e poi l'ho portato fino a vincere il girone. E un ringraziamento particolare va alla società che mi ha aiutato in queste fasi del campionato
campionato nella figura del dottor Antonino Sanfilippo, che è il direttore sportivo della squadra, e del presidente Agata Finocchiaro, e anche della mia, diciamo, aiutante, che è la signora Giovanna Famà. E, diciamo, il risultato, l'obiettivo stagionale è stato raggiunto, però a questo punto ce la giochiamo e vediamo dove riusciremo ad arrivare. Un ringraziamento anche a tutti coloro che sono venuti a vedere la partita, perché nell'ultima partita erano più di 50 spettatori, che per una partita, diciamo, under 13 è un grandissimo risultato per noi e per la società, che è la Polisportiva Valle Cireale. Siamo in chiusura, adesso è tempo di andare a scoprire le previsioni meteo per domani, 1 maggio. Cielo sereno, venti deboli, temperature stabili comprese tra 14 e 21 gradi, i mari saranno calmi. Per oggi è tutto, vi ricordo la nostra pagina Facebook ufficiale Tenespresso Channel -TG Reporter per le vostre segnalazioni, ma anche per rivedere ogni pomeriggio l'edizione del nostro TG Reporter, che torna sabato alle 13:40 con una nuova edizione. Buona giornata.